Così diamo il benvenuto. Diamo così il benvenuto a Simona Colombo e Mariangela Ghirlanda del progetto Life Orchids, che abbiamo il piacere di ospitare questa sera, che ci presenteranno appunto il loro progetto e abbiamo in cantiere altre cose, vediamo di avere l'entusiasmo che hanno loro nella caccia ai custodi. Delle orchidee, chissà se anche noi diventeremo custodi, avremo la fortuna di avere un pezzo di habitat incontaminato e pieno di orchidee spontanee, chissà. Buonasera a tutti, intanto, ben arrivati, ciao Cristina, ciao Franca, Mimma, Silvia, Frida, gli altri si collegheranno via via. Mi conoscete tutti, sono Gianni, presidente di Alao, scusate, ma il telefono, ok. Presidente di Alao, fianco a me c'è Francesca Castiglione, vicepresidente. Io in contemporanea a questo evento ho anche un altro evento fuori, in Villa Litta, chi è a spasso potrà venirlo a visitare anche domani sera. E, mi taccio, lascio la parola a Simona e a Mariangela. Se Francesca vuole fare una intro, perché anche i leitmotiv del nostro Orchis ormai sull'argomento. Allora, l'ho appena aperto per condividere un attimo proprio questa cosa. Sì. Allora, mi hanno cambiato qualcosa. Si chiama lavagna adesso, Johnny. Si No? chiama? Condividi Condividi schermo, niente trovato. schermo, sì. Lavagna è un'altra roba. Non so. Lo vedete? Sì. Perfetto, perché io qua con i due schermi impazzisco tutte le volte. Allora, questo è il nuovo numero di Orchis, il primo numero del 2022. E io devo ringraziare assolutamente il progetto Life Orchis perché ci hanno permesso di trascrivere tutti i webinar che hanno fatto inizio anno. Per me è molto importante perché sono io che insisto spesso nell'associazione di trattare il tema delle orchidee spontanee italiane, perché noi come Alao, anche dal nome, quindi all'Associazione Lombarda Amatori Orchidee, ci occupiamo principalmente delle orchidee tropicali, quindi della coltivazione in serra, in casa delle orchidee tropicali. Ma siamo in Italia e dobbiamo conoscere anche le nostre. E per me è fondamentale, perché comunque la passione deve essere a 360 gradi e quindi conoscere anche quello che succede in Italia. In questi ultimi anni abbiamo fatto molti webinar anche con Lorenzo Dotti e Amalita e anche tanti altri, dove abbiamo conosciuto le specie che ci sono in Italia, principalmente anche qui al nord e in Sardegna. Nel progetto Life Orchids si parla sì delle nostre orchidee italiane, ma di un aspetto un po' più particolare della tutela e dei custodi, quindi è un argomento che a me interessava molto perché comunque di orchidee italiane troviamo tantissimi libri ormai che descrivono le specie, ma invece questi aspetti si trovano molto poco. E per me era molto importante riuscire a introdurre questo argomento su Orchis in modo di comunque diffonderlo. E adesso vi faccio vedere perché abbiamo già pubblicato i primi due articoli, nell'indice li trovate proprio come progetto Life Orchids. Quindi pagina 20 il primo. Eccoci qua. Questo è stato il primo webinar fatto a gennaio. Loro tutti i giovedì fanno dei bellissimi incontri, già da qualche anno. Hanno loro un programma bello intenso e anche loro tramite webinar. Ne ho seguito qualcuno, mi è piaciuto molto e niente, in questo caso quest'anno hanno collaborato con Lorenzo Dotti e Amalita e niente, quindi troverete tutti questi articoli particolari. Questo era di introduzione, quindi vediamo le specie, ma se andiamo a trovare poi il prossimo. Questo numero è stato, scusate, ma è stato lunghissimo. Siamo ormai a 100 pagine per ogni numero. Ecco, ad esempio, in questo caso, inverno, inizio primavera, cosa fare per favorire le orchidee selvatiche nei propri terreni? Quindi questi sono argomenti molto, molto importanti e li ringrazio veramente tanto perché ci hanno permesso di trascrivere tutti i loro webinar
E quest'anno saranno 8, quindi ogni numero di Orchis, noi usciamo ogni 3 mesi, quindi 4 numeri, ogni numero troverete 2 dei loro webinar trascritti. Quindi per questo li ringrazio davvero, davvero tanto. Ora interrompo la condivisione. Eccomi. E niente, quindi li lascio partire, e anche perché il progetto Life Orchids ha tante cose che adesso ci faranno scoprire. Chiedo solo di chiudere tutti i microfoni, se avete problemi di connessione chiudete anche i video, e lasciamo la parola a Simona e a Mariangela. Sì, prego Mariangela, direi che se vuoi iniziare tu... Inizio io, sì, grazie. Sì, sì. Secondo il nostro ormai schema, ormai collaudato. Va bene, allora, grazie. Allora, grazie molte a voi invece per averci invitati, anche per la... Anche noi in realtà siamo molto contenti che, insomma, che su Orchis ci sia la trascrizione dei nostri webinar, perché anche per noi, diciamo, la comunicazione, insomma, un po' dell'attività del nostro progetto è non solo importante, ma proprio anche doverosa rispetto agli obblighi europei. Allora, io per raccontare così un po' brevemente il nostro progetto ho una piccola presentazione che provo a condividere. Vediamo, perché di solito io uso non Zoom, ma il sistema dovrebbe essere sempre lo stesso. Finestra, eccola qua. Ditemi quando si vede. Si vede? Sì, si vede. Sì, ok. Allora, dunque, cos'è Life Orchids? Life Orchids è un progetto, diciamo, che contribuisce al... appunto si chiama anche così proprio per richiamare il fatto che contribuisce al programma LIFE dell'Unione Europea, che consiste proprio nell'attuazione concreta di quella che è la politica appunto europea di protezione dell'ambiente, nella fattispecie nel nostro caso rientriamo nel sottoprogramma Natura e Biodiversità. E quindi godiamo fino all'anno prossimo, insomma, di un cofinanziamento dell'Unione Europea, che poi però appunto si concluderà, e quindi in qualche modo dovremo anche trovare modo insomma, di proseguire l'attività un po' con le nostre forze. È un progetto quindi che coinvolge diversi enti, 7 enti, di cui 6 italiani, 1 in Repubblica Ceca, e questi 7 enti, di cui qua vediamo i loghi, sono rappresentati, diciamo, da tre enti di ricerca, precisamente l'Università degli Studi di Torino, che è capofila del progetto e a cui io afferisco, l'Università degli Studi di Genova e il CREA, il Centro di Ricerca per l'Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. Poi abbiamo 2 enti gestori, rappresentati appunto, per carità, tra l'altro manca il logo, mi accorgo qua, manca uno dei 2 loghi, dai, comunque sono i 2 enti gestori del Parco del Po Piemontese, che fino all'anno scorso in realtà si chiamava Parco del Po Vercellese Alessandrino, poi c'è stato un accorpamento per cui adesso si chiamano, credo sia diventato, anzi senza credo, è senz'altro il più grande parco in Piemonte, e ha appunto assunto la denominazione di Parco del Po Piemontese, e in Liguria invece il Parco di Portofino. E infine abbiamo appunto Legambiente Lombardia e l'Unione Ceca per la conservazione della natura, e poi magari Simona spiegherà più nel dettaglio un po' qual è, insomma, un po' il ruolo anche di questo nostro partner in Repubblica Ceca. E ovviamente appunto ciascuno di noi con degli specifici ruoli, insomma. E abbiamo, diciamo, le nostre attività si organizzano secondo 3 principali direttrici, insomma, 3 linee principali di attività. Allora, la
prima che io qua ho intitolato Ripristino e gestione conservativa degli habitat e diciamo corrisponde a quelli che sono un po' gli approcci, se vogliamo, anche un po' più classici, un po' più convenzionali, in questo caso ovviamente di protezione degli habitat delle cui sono abbondanti le orchidee. E in particolare, scusate, passo prima a questa slide qua, le specie di orchidee che non ci... Mariangela, scusami, sì? È possibile che vediamo sempre la numero uno di slide? Ah no, no, c'è qualcosa che non va, assolutamente. Ok, adesso vediamo, vedo la 8. Adesso vedete la 8? Okay, no, no, sì. Io ne ho fatte passare un po'. Vedevamo sempre la stessa. Ah, mi dispiace perché insomma parlavo su diapositiva, comunque okay. Finora direi niente di essenziale. Questa la vedete adesso? Sì. Questa intitolata 6210, sì, sì. Perché stavo dicendo che in effetti il target specifico, diciamo, della nostra azione di tutela è rappresentato da specie di orchidee che sono tipiche di un habitat di prateria che tecnicamente si chiama habitat 6210, formazioni erbose secche, seminaturali e facce scoperte da cespugli su substrato calcareo o festuco brometalia. Fondamentalmente sono, allora anche meno tecnicamente sono chiamati anche prati magri o prati aridi, e sono considerati particolare valore proprio naturalistico perché sono estremamente ricchi di biodiversità, non solo vegetale, ma anche animale. Adesso sto muovendomi, ecco, un'altra diapositiva, la vedete? No, siamo sempre fermi là. Sempre fermi lì, allora non lo so, non so, non vedete, perché appunto ho una slide in cui si vedono alcune anche delle specie animali che sono tipiche vuoi provare a chiudere la condivisione schermo e riprovare a riaprirla? Va bene, riproviamo così perché mi spiace un po' che non le vediate. Allora, aspettate un po', adesso l'ho interrotta, giusto? Sì. Riproviamo. Allora, se io faccio condividi schermo, perché prima ho fatto condividi finestra, adesso posso provare a fare condividi schermo. Sì. Condividi. No, schermo intero non me lo fa fare. Riprova. Stai condividendo lo schermo. Cosa vedete però? No, perché vedo... Cosa si vede? Stai condividendo lo schermo di Zoom. Già. Devi scegliere quando vai devi condividere e sceglierlo. Devo scegliere dove stare. Allora, ci riprovo un secondo. Così? Cosa si vede invece? Siamo ancora su Zoom. No. Allora. Prova a chiudere. Ultimo. Di nuovo. Ultimo. Quando vai su condividi schermo, ti apre più schermi. Scegli quello della presentazione. Sì. Infatti. E adesso? Eccolo qua. Ora c'è. Eccolo. Oh, bene. E adesso vediamo la slide 12. 12, sì, questa dove ci sono un po' di animaletti, diciamo, che sono appunto anche legati a queste praterie, e tra questi, insomma, anche i famosi impollinatori di cui parlavamo prima, di cui si faceva accenno prima, e che sono anche appunto legati alle orchidee. In effetti queste praterie sono cosiddette 6210, uno degli habitat più importanti per gli impollinatori, e che qualche volta trovano anche proprio un rifugio fisico, no? Un riparo, ad esempio, all'interno dei fiori delle Serapias, delle specie di Serapias. E torno indietro un secondo. Allora, queste
praterie sono in realtà definite, considerate un habitat non naturale, ma seminaturale, perché appunto sono ricche in orchidee ed è proprio in questa ricchezza appunto che consiste anche il loro pregio naturalistico, come prima dicevo, quando vengono gestite. Gestite come però? Gestite attraverso quelle pratiche agronomiche di pascolo o di sfalcio che un tempo erano tradizionali e che poi sono state abbandonate, sostituite magari dall'agricoltura intensiva, e quindi questo habitat che un tempo era diffuso in tutta Europa, in realtà adesso in tutta Europa è in declino proprio per via dell'abbandono di queste attività che portano da un lato una successione per cui cominciano a arrivare arbusti, specie arboree, che chiudono progressivamente l'habitat e quindi sottraggono luce alle rosette delle orchidee. E di conseguenza appunto la situazione è quella di un declino in tutta Europa, e mi sembrava anche di avere una diapositiva che mostrava questo. Voi adesso le vedete, vero? No, sempre... siamo di nuovo bloccati. Mannaggia. Adesso vedo la 6. La 6. Allora, questa qua, 6, è un'immagine... Ma se io, aspettate, provo a fare ancora una cosa, perché evidentemente quando vado a schermo intero non se sto così me la taglia un po', è meno bello, ma forse se passo da una all'altra. Così vediamo. Allora sto così, guardate, okay. Perché se così funziona, mi spiace, non è schermo pieno, però almeno si vedo. Allora, quindi noi facciamo queste attività di appunto di sfalcio attento, chiaramente sfalcio come va fatto per conservare le orchidee, quindi a fine ciclo, chiaramente, dopo che le piante sono andate a frutto, che hanno le capsule sono aperte, eccetera, eccetera, in prati aridi appunto che si trovano all'interno di questi due parchi che nominavo prima, quindi in Piemonte il parco del Po piemontese, in Liguria il parco di Portofino. Sono due parchi diversissimi da moltissimi punti di vista, però in entrambi ritroviamo questo tipo di habitat. E poi, ad esempio, nel parco del Po piemontese, i nostri colleghi del parco addirittura hanno, appunto, grazie a questo cofinanziamento proprio dell'Unione Europea, hanno potuto acquistare dei campi attuare in queste aree dei veri e propri ripristini ambientali. Quindi stanno cercando di ripristinare, proprio riseminare le specie tipiche di queste praterie. E questi però, ripeto, sono delle attività appunto abbastanza convenzionali, perlomeno nei progetti LIFE. Poi abbiamo una seconda linea, quindi all'interno facciamo questi interventi, all'interno di questi siti che compresi nell'area dei parchi, che ricadono anche nella cosiddetta rete Natura 2000, che era considerata, diciamo, la più grande rete di aree protette al mondo, ce l'abbiamo in Europa, ecco, a volte non sempre, diciamo, pensiamo all'Europa in questi termini, però in Europa appunto gli stati membri appunto hanno identificato qualcosa come 26.000 siti di appunto interesse di valore naturale, che nel loro complesso appunto rappresentano la cosiddetta rete Natura 2000, alcuni siti dei quali appunto sono compresi anche nei nostri due parchi. E quindi abbiamo anche identificato all'inizio del progetto appunto le aree più interessanti da questo punto di vista, e c'è anche, non lo so, questo lo dico nel caso in cui
pensiate, qualcuno pensi magari di visitarli, quindi le aree su cui interveniamo sono anche proprio segnalate con una cartellonistica apposita, come vediamo qua nel caso di questo sito all'interno del parco del Po Piemontese, e stessa cosa invece a Portofino. Scusate, ma nel frattempo c'è anche arrivata la mia gatta che mi sta schiacciando il mouse. Ecco. Quindi alcuni, appunto, per chi fosse curioso e si trovasse, ad esempio, appunto, a visitare i parchi, insomma, potrà identificare le nostre aree di intervento grazie a questi pannelli, insomma, che siamo tenuti, diciamo, a proprio che tutti i progetti live sono tenuti comunque a produrre e installare. E, dopodiché, appunto, abbiamo una seconda invece linea di azione, qui forse ci avviciniamo molto di più un po' all'attività della LAO, nel senso che abbiamo previsto proprio degli interventi anche di ripopolamento tramite la riproduzione, diciamo, in laboratorio. E questo è nel nostro progetto proprio il compito specifico dei colleghi del CREA, quindi riproduzione in laboratorio di 9 specie, tra le quali 9 specie che cui mi sembrava di avere un'immagine complessiva, ma qui non me la trovo, ma comunque restiamo su questa, perché tra queste 9, diciamo, 2 in particolare sono un po' le nostre specie bandiera, nel senso che sono, perché in quanto sono le più rare, e si tratta appunto di, quindi ne abbiamo 2, una per regione, diciamo, in Piemonte, per il Piemonte la specie bandiera e di Manto Grosso Madriaticum, che come sapete è inserito nel cosiddetto allegato 2 della direttiva Habitat, che è un elenco proprio stilato a livello europeo che elenca proprio le specie spontanee che sono prioritarie in termini di conservazione, appunto, e il Manto Grosso Madriaticum è compreso in questo elenco. E invece sulla sinistra potete vedere Orchis patens, che invece è la nostra specie bandiera per la Liguria, che è invece una specie interessantissima perché, allora sì, vi propongo 2 immagini, perché in realtà questa immagine sulla sinistra che usiamo molto è molto bella dal punto di vista fotografico, però diciamo non è così rappresentativa, nel senso che questa infiorescenza è un po' troppo piena, è più, diciamo, più rappresentativa invece la foto sulla destra, nel senso che sono un po' meno fitti, diciamo, i fiori sullo stelo, quindi è più, diciamo, forse anche più riconoscibile in questa foto a destra. Orchis patens è una specie particolarissima perché è di cui grande esperto è un nostro consulente Jacopo Calevo, che non so se qualcuno di voi magari conosce, perché è un grandissimo appassionato di orchidee, diciamo una persona molto versatile perché... diciamo, oltre a interessarsi anche proprio di coltivazione di orchidee, in realtà è un ricercatore che ha lavorato con me a Torino, ma non solo, per cui ad esempio adesso i dati a cui sto per fare accenno sono stati sviluppati grazie a una sua collaborazione con un collega inglese, si chiama Mike Fay, che lavora ai Kew Gardens di Londra, che è un posto meraviglioso dove, insomma, secondo me chiunque abbia le piante prima o poi nella vita, insomma, deve vedere, perché, insomma, è veramente il paradiso in terra, appunto, per gli amanti delle piante. E quindi mi permetto di fare un po' di pubblicità, appunto, anche ai Kew Gardens. E attualmente sta per partire Jacopo in realtà anche per l'Australia,
Quindi queste sono sempre alcune immagini dei Kew Gardens, ma credo che insomma anche l'università australiana in cui sta andando, che è quella, la Curtin University di Perth in Australia, a lavorare con Kingsley Dixon, insomma, ecco, mentre dove un posto dove io non sono mai stata, ma insomma a giudicare dalle immagini credo che sia anche questo molto bello, quindi spero prima o poi di poterci andare. E Kingsley Dixon, perché Jacopo ha avuto questo finanziamento appunto prestigioso per lavorare con Kingsley Dixon, che da 50 anni appunto in Australia si occupa di progetti di traslocazione di orchidee, insomma. E quindi collaborando con questi due colleghi, Jacopo da diversi anni si è interessato anche proprio di studiare appunto in particolare Orchis patens, quindi insomma insieme a me, ma non solo, insomma sono stati pubblicati anche proprio alcuni lavori scientifici, perché diciamo i progetti live sono progetti di conservazione. Parallelamente noi siamo ricercatori universitari o comunque di altri enti, e quindi abbiamo insomma anche questo compito di condurre le nostre ricerche. E Jacopo appunto è arrivato proprio da me anni fa dicendo che in particolare lui voleva studiare Orchis patens, perché Orchis patens effettivamente è una specie veramente curiosa, perché è una specie estremamente rara, quindi è compresa, considerata, classificata come endangered, quindi proprio a livello europeo e nella lista rossa delle specie europee. Anche per via di questa sua distribuzione estremamente disgiunta, perché si trova esclusivamente in Nord Africa, in Algeria, Tunisia, nella zona dell'Atlante, alle Isole Canarie e in alcune stazioni molto puntiformi del genovesato, cioè dell'area intorno a Genova. Tra le quali appunto il parco di Portofino. Quindi Jacopo è andato in realtà appunto a analizzare le popolazioni di queste aree e ha poi condotto delle analisi anche genetiche che hanno, che volevo far vedere rapidamente, ecco, che in realtà hanno indicato, che poi ha pubblicato l'anno scorso, questo non con me ma con Mike Fay, che indicherebbero proprio una chiara distinzione genetica, proprio anche tra le popolazioni delle Isole Canarie. Tra le popolazioni delle Isole Canarie, da un lato, quindi loro propongono rinominarla come Orchis canariensis, quindi l'istituzione è una nuova specie che, per la quale propone il nome di Orchis canariensis, che si distingue appunto, come vedete, decisamente dalla invece popolazione italiana e da quella algerina. Quindi l'idea è che probabilmente Orchis patens abbia avuto origine in Nord Africa e poi si è arrivata magari attraverso qualche scambio commerciale, qualche nave, vai a sapere, a Genova. però il mistero, che resta in parte un po' tale, è anche come mai appunto la sua distribuzione si sia fermata lì, quindi abbiamo insomma, adesso senza entrare tanto nei dettagli, condotto anche delle analisi sui funghi micorrizici, perché questa è la mia specialità. Da anni insomma mi occupo di simbiosi di appunto tra funghi del suolo, funghi micorrizici, quindi funghi simbionti delle piante, da una ventina d'anni anche di simbionti di orchidee. E quindi abbiamo identificato appunto il fungo simbionte, perché ha un'associazione diciamo preferenziale con una specie fungina,
che però è una specie di fungina molto diffusa, cioè è molto più diffuso il fungo di quanto non sia diffusa Orchis patens, quindi probabilmente la chiave, diciamo, per capire le ragioni di questa distribuzione così limitata di Orchis patens non è quella dell'identità del suo fungo simbionte. E quindi noi facciamo appunto in generale, non solo per Orchis patens, ma anche per le altre 8 specie, dopo aver chiaramente ottenuto tutti i permessi del caso, facciamo inizialmente un'impollinazione manuale in campo, questo anche per rafforzare, quindi cercando di promuovere l'outcrossing, quindi l'incrocio proprio genetico, per rafforzare da un punto di vista genetico le popolazioni. Dopodiché, appunto, raccogliamo semi che vengono fatti germinare in laboratorio secondo il doppio sistema, quindi sia germinazione asimbiotica ma anche simbiotica nei casi in cui, come per Orchis patens, abbiamo i ceppi dei funghi micorrizici, in modo da ottenere i protocormi che poi vengono trasferiti, insomma, come si usa a fare, fino a ottenere appunto plantule che poi vengono spostate in condizioni che quindi attraversano tutta una serie di fasi di trasferimenti in vitro, ma poi a un certo punto vengono trasferite in vaso, acclimatate, per poi essere restituite, diciamo, alle aree di origine all'interno dei nostri due parchi in stazioni che abbiamo identificato, nelle quali poi andiamo a rimetterle fondamentalmente, con l'idea appunto proprio di ripopolare un pochino. Quindi abbiamo istituito quelle che noi chiamiamo delle micro riserve di orchidee in entrambi i parchi, queste che state vedendo, spero, sono le immagini, ad esempio, di una delle nostre micro riserve nel parco di Portofino, che abbiamo visitato, che sono aree proprio recintate, protette. In particolare, ad esempio, in Liguria c'è il problema ben noto dei cinghiali, quindi con il pastore elettrico, insomma, per evitare intrusioni di cinghiali. E queste immagini, appunto, che vediamo, si riferiscono proprio alla visita di controllo, la cosiddetta visita di monitoraggio, che si è svolta il mese scorso, quindi in cui arrivano i nostri controllori, perché tutti i progetti live sono, come giusto, insomma, sottoposti a dei controlli molto stringenti. Abbiamo appunto visitato le nostre microriserve e constatato che, insomma, queste operazioni stanno funzionando, perché le popolazioni veramente si stanno arricchendo molto. E in particolare, insomma, siamo stati gratificati appunto da queste bellissime fioriture di Orchis patens che ci siamo un po' tutti scatenati a fotografare, insomma. E poi, quindi questo è il secondo approccio, e arriviamo invece alla terza linea di attività, che è appunto già nominata, che consiste nell'applicazione invece dell'approccio cosiddetto della custodia del territorio, land stewardship, che nel nostro caso è coordinata da Simona, da Legambiente. Ops, scusate, sono slittata delle diapositive che venivano molto dopo. Si vede questa con il logo Legambiente? Sì, ok. Allora, dicevo appunto che per noi è Simona che a coordinare questa linea di azione, perché che io sono andata a cercare, insomma, anni fa, avendo saputo che proprio Legambiente Lombardia, appunto, aveva partecipato a un precedente progetto live che si chiamava Land Life, che aveva l'obiettivo proprio di promuovere questo tipo di approccio, che in altri paesi d'Europa, ma questo lo dirà Simona, è praticato da tempo, mentre in Italia è
proprio un po' ancora adesso, un po' all'inizio, e che noi abbiamo declinato come custodia di orchidee. Quindi a questo punto direi, e peraltro ecco, io lascerei la parola a Simona, non, accennando solo più al fatto che il motivo per cui diciamo c'è molto interesse anche da parte dell'Unione Europea nella promozione e nell'applicazione effettiva dell'approccio di custodia è anche legato al discorso della connettività ecologica cosiddetta, cioè è inutile, allora in cosa consiste la custodia? Nell'estensione delle attività di tutela anche a privati, a enti, ma insomma consiste in una tutela della biodiversità estesa anche al di fuori di quelle che sono le aree convenzionalmente protette, appunto come possono essere i parchi, anche proprio allo scopo di quella che appunto viene chiamata ecological connectivity, perché le specie, siano animali o vegetali, devono potersi muovere in qualche modo, espandersi. Quindi è inutile creare, diciamo, delle isole un po' nel deserto, ma si cerca proprio di ricreare condizioni idonee proprio a questa anche espansione e movimento delle specie. Quindi lascerei la parola a Simona a questo punto. Grazie. Sì, guarda, io faccio anche troppo. Senza slide, perché vabbè, io faccio sempre gli spot per la custodia, quindi mi sono gli spot pubblicitari, no? Nel senso che se mi permettete cioè giusto una premessa del perché la custodia, cioè da come mai siamo arrivati adesso a inserire in un progetto LIFE di conservazione, che come avete visto tutta questa parte è molto tecnico. Cioè adesso Mariangela vi ha fatto veramente un excursus, ma poi a poter approfondire veramente, sono state fatte tantissime indagini floristiche, geologiche, analisi genetiche, indagini appunto sui funghi, anche tutto questo discorso dell'impollinazione in vitro è complicatissima, è complessa, quindi c'è proprio tutto veramente anche un mondo scientifico che ha portato tutta questa competenza e che è tipico dei LIFE, no? Perché si è inserita la custodia di orchidee, come siamo arrivati? E diciamo che, come diceva Mariangela, era nata un po' come chiamata custodia del territorio. All'estero, diciamo, a livello internazionale viene chiamata land stewardship, e poi si può declinare anche in altri modi, perché non essendoci proprio un termine per identificare quello in cui consiste la custodia, alcuni la chiamano land stewardship, altri l'hanno indicata come land care, soprattutto anche in Australia e poi anche in altre parti d'Europa, come proprio cura, no? Cura della terra, o steward, quindi custodio, o care, proprio come idea di cura. Comunque il significato, l'obiettivo è sempre lo stesso, nel senso che nasce come custode del territorio, nasce fondamentalmente in Nord America come idea, perché lì comunque il coinvolgimento dei privati è più evidente, perché i privati hanno veramente interi parchi, nel senso che ci sono delle aree estese, ma molto di più dei nostri parchi, che sono private, e dove effettivamente il privato collabora alle azioni di tutela e conservazione, cosa che tipicamente da noi è delegata all'ente pubblico, nel senso che quando noi pensiamo a un'area protetta, un'area naturale tutelata, viene in mente la prima cosa comunque l'ente parco, l'ente PLI, cioè i parchi locali di interesse sovracomunale, a riserve naturali, comunque c'è sempre una gestione tendenzialmente pubblica. E invece in Nord America c'è proprio questa idea che anche il privato fa conservazione, e quindi ci sono interi parchi privati che rientrano proprio come parchi naturali, parchi comunque dove si pratica la conservazione della natura. Dal Nord America, diciamo che questa esperienza in Nord America è stata portata in Europa, sviluppata in modo particolare in Catalogna da un'associazione che è nata proprio grazie a questa esperienza che hanno conosciuto in Nord America, che è proprio legata alla custodia del territorio. Quindi in Spagna diciamo che è la regione, tutta Catalogna, la regione più evoluta, diciamo, dal punto di vista della custodia della...
scusate il disturbatore, dal punto di vista della conservazione e della custodia, e, però loro ad esempio lì l'hanno declinata, ma quello che poi abbiamo provato anche noi in Italia con il progetto Land Life era coinvolgere soprattutto i privati in azioni di conservazione, ma di protezione nella chiamata del territorio, no? Quindi un discorso più ampio, no? Quindi l'idea era coinvolgiamo i privati nella conservazione, diciamo, nel non usare il suolo per costruire, edificare, ma tenere il suolo libero. Quindi noi, soprattutto come Lombardia, quando abbiamo partecipato al progetto, l'altro progetto europeo, la nostra emergenza, che è ancora adesso, era quella di evitare il consumo di suolo. Perché comunque in Lombardia, chi è lombardo sa cosa vuol dire, e abbiamo dei livelli veramente, cioè una percentuale veramente di edificato, comunque di non permeabile, veramente elevata. E quindi la nostra emergenza era quella. E quindi da questa esperienza che ci siamo portati dietro anche a livello internazionale, perché eravamo partner a livello internazionale, tra cui poi c'era anche, abbiamo conosciuto l'Unione Ceca, no, per la conservazione, e erano tutte esperienze comunque legate a questo discorso di coinvolgere i privati, gli enti locali, no? Quindi non solo gli enti preposti alle azioni di tutela. Dopodiché siamo arrivati poi ai famosi custodi delle orchidee, nel senso che il progetto Life Orchids ci ha dato questa opportunità di essere ancora più puntuali e precisi, nel senso l'idea era andiamo a coinvolgere i privati o gli enti locali nella conservazione di una specie, cioè delle specie, di, insomma, ad esempio le orchidee, quindi e degli habitat legati alle orchidee. Quindi una cosa ancora più precisa, no, e puntuale. Però ci siamo accorti che effettivamente, probabilmente lo diciamo spesso, le orchidee hanno questo fascino, comunque hanno, piacciono, che probabilmente le rende molto più attrattive che l'idea di custodia del territorio. Nel senso che noi ci siamo accorti che effettivamente con il progetto Life Orchids stiamo coinvolgendo veramente tanti privati, tanti appassionati che magari senza saperlo scoprono di avere delle orchidee nel proprio terreno, e questa idea di partecipare a un gruppo, a una rete e che può contribuire comunque alla conservazione, a proteggere quelle che poi hai in giardino o nel terreno, che sono le orchidee e tutto quello che sta intorno, comunque abbiamo visto che riscuote molto, molto interesse. E quindi da lì, insomma, stiamo promuovendo comunque ormai da quando è iniziato il progetto appunto questo coinvolgimento dei soggetti privati, e ci siamo accorti che però tante persone ci chiedevano anche vabbè, ma io non ho il terreno, come faccio? No, perché insomma, io non ho il terreno, magari appunto non ho il terreno dove poter anche preparare il terreno per eventualmente far arrivare le orchidee, e come faccio? E allora abbiamo pensato di poterli coinvolgere anche diventando promotori della custodia delle orchidee. Quindi l'idea era anche che associazioni, singoli, privati, enti locali, quindi come il comune, potessero diventare promotori a trovare custodi da coinvolgere nel progetto. E, per non fraintendere, perché poi tanti magari pensano che sia, cioè che uno diventa custode perché poi il progetto dà piante di orchidee da poter piantare nel proprio terreno, ma questo assolutamente no, perché appunto delle volte magari per errore di comunicazione, o insomma anche a livello soprattutto dei giornali, quando esce qualche rivista con il progetto, si genera magari questa confusione, e uno pensa di diventare custode dicendo io ho il mio terreno, se mi date i semi o le piante, insomma, posso mettere nel mio terreno, nel mio giardino. Questo no. L'idea però era quella comunque di coinvolgere anche i cittadini, no? Come dicevo prima, quindi sia chi ha il terreno, chi no, proprio nel promuovere quest'idea di collaborazione. Infatti noi spesso quando diciamo ma chi è il custode di orchidee, è una persona, un ente, comunque un soggetto che comunque diventa coprotagonista nella conservazione. Soprattutto abbiamo visto che è molto stimolante, molto interessante, no, questo approccio anche con chi ha dei terreni produttivi
e perché spesso quasi sembra antitetico, no? Dire no, ma è produzione agricola, magari produzione di un certo, insomma, è incompatibile quasi, no? con la biodiversità. In realtà ci siamo accorti che al contrario, chi ha anche un'azienda che produce, quindi che ha un terreno produttivo, se segue alcuni accorgimenti può veramente diventare un luogo di incremento della biodiversità. E quindi l'idea era di rendere queste, appunto, queste persone comunque coprotagoniste della conservazione, piuttosto che, come in tanti casi, subire il vincolo, no, da parte dell'ente pubblico per la tutela. Ad esempio, spesso magari gli agricoltori subiscono passivamente il vincolo della tutela da parte di un parco, non so, parco regionale, parco o anche comunque un parco nazionale. In questo caso è proprio l'approccio, cioè diventa proprio un approccio proattivo del proprietario del terreno, che aiuta, collabora alla conservazione. E tenete conto che, come diceva Mariangela, abbiamo visto che anche per l'Unione Europea questo coinvolgimento è strategico, nel senso che anche per le aree Rete Natura 2000, ma prendendo ad esempio proprio le aree focus di progetto, che sono il parco del Po Piemontese e il parco del Monte di Portofino, i terreni privati, quindi di proprietà privata, sono molti di più di quelli pubblici. Quindi era anche strategico coinvolgere questi privati per rendere più efficace, o comunque almeno efficace, l'azione di progetto. Perché, come diceva Mariangela, andando a agire solo nelle aree pubbliche, magari si andava a fare delle azioni a macchia di leopardo che dal punto di vista della connessione ecologica non sono efficaci, perché si va a agire puntualmente magari in aree anche distanti tra di loro. Il fatto di poter coinvolgere i privati ha dato la possibilità veramente di estendere notevolmente le aree di conservazione, e poi di questa possibilità anche di collaborare con i privati ha fatto in modo tale anche che i ricercatori, per dire, anche, o comunque i tecnici del parco, scoprissero delle stazioni nuove che prima non erano accessibili, essendo di proprietà privata. E quindi il fatto di avere la collaborazione e la possibilità di entrare anche in aree private accessibili anche appunto ai tecnici del progetto ci ha fatto scoprire veramente anche nuove stazioni, nuove possibilità di incrementare la popolazione, in questo caso ad esempio dell'Orchis Pastens al Monte di Portofino. E quindi si crea veramente un'azione molto positiva tra ente diciamo preposto alla conservazione e il privato. E quindi noi come Lega Ambiente promuoviamo questo tipo di approccio, proprio perché è molto un approccio molto relazionale, perché comunque si deve, come tutte le relazioni, ci deve essere anche un rapporto di fiducia, no? E quindi diciamo che il progetto prevede proprio veramente un'azione di costruzione di un rapporto di fiducia, no? Tra il privato e l'ente pubblico, ma deve essere reciproca, no? Questa fiducia, perché comunque l'idea era che comunque si sta tutelando un bene comune. Quindi anche personalmente, a mio punto di vista, è molto, molto affascinante questa idea del progetto, perché sia che sia un terreno privato, che sia un terreno pubblico, comunque l'obiettivo è comune, che è quello proprio della tutela di un bene comune. Quindi la tutela delle orchidee, che sia un terreno privato, che sia un terreno pubblico, comunque è un'azione di conservazione che va a favore di tutti, no? Quindi di tutto l'habitat e di tutto l'ecosistema e di tutti gli abitanti di questo ecosistema, no? Compresi noi esseri umani. Quindi diciamo che noi attualmente siamo arrivati a 91 accordi di custodia, e che possono sembrare pochi, però dal nostro punto di vista sono tanti, perché comunque arrivare alla firma, perché l'azione di custodia comunque prevede di arrivare a un documento sottoscritto da Lega Ambiente come rappresentante di tutto il progetto e dal custode, quindi dal proprietario. E non è semplice arrivare a una firma di un documento, soprattutto noi abbiamo visto anche rispetto alle esperienze all'estero, soprattutto in Italia, perché comunque si va a toccare senza la proprietà privata, ovviamente rimane in capo al proprietario, non è che facciamo azioni, però l'idea di firmare un documento
no, sulla propria proprietà non è così facile, non è così banale da sottoscrivere, anche se l'accordo che noi proponiamo è un accordo veramente quasi da, è una lettera di intenti, di buona volontà da parte di sottoscrittori, non c'è niente di vincolante. Però comunque arrivare a una firma non è stato banale. E quindi insomma noi per adesso insomma, siamo anche soddisfatti e l'idea di comunque di incrementare continuamente il numero dei custodi. E spesso ci sono state un po' di tante domande, anche quando avevamo fatto l'altro progetto, mi dice, ma uno, io cosa ci guadagno? Cioè spesso la domanda dei privati era, ma io cosa ci guadagno a diventare custode? Allora, chiaramente, economicamente non ci si guadagna, ovviamente. Però quello che noi abbiamo visto comunque è che il fatto di entrare in una rete, di essere in una rete, anche di persone o di enti che condividono la tua stessa passione, perché chi si avvicina alla custodia delle orchidee perché comunque ha la passione delle orchidee, ha la passione per la natura e quindi è già una persona sensibile. E quindi il fatto di essere valorizzato, essere riconosciuto come custode, già questo comunque è un valore aggiunto, no? È premiante. E perché tanti custodi che abbiamo conosciuto, ma erano già custodi di fatto, senza firmare nulla, nel senso che già conservavano l'habitat, già si prendevano cura delle orchidee che avevano in giardino, nel terreno, però non erano valorizzate, no, queste azioni. E quindi noi con il progetto cerchiamo di valorizzarle, quindi le pubblicizziamo sul sito, diciamo cosa, cioè appunto facciamo le storie su Instagram, andiamo a trovarli, perché anche questo sembra banale, ma solo il fatto di poterli andare a trovare e di far vedere che comunque ci sono delle persone che sono interessate a quello che fai, è comunque gratificante, no? Ed è molto stimolante per poter fare sempre di più, no? Perché dà proprio uno stimolo, no? A andare avanti su quello che si sta facendo, anche se magari delle volte è faticoso, no? Magari anche per, soprattutto per gli agricoltori, no? Comunque avere questa attenzione, no? Magari mentre si coltiva un vigneto, no? C'è la produzione del vino, era garantire anche la produttività, no? Di questo vigneto, prendersi cura, no? Anche della biodiversità, prendersi cura delle orchidee, comunque insomma, è uno sforzo, non è così scontato. E questo fatto di renderlo visibile comunque veramente è perché Francesca abbiamo organizzato anche dei momenti di formazione per i custodi, proprio per aiutarli anche nel migliorare e incrementare eventualmente le popolazioni di orchidee che hanno già, o di creare le condizioni per accoglierle, però spontaneamente. Quindi noi davamo delle indicazioni anche con gli agronomi, con un manuale che è stato fatto, che trovate sul sito di Life Orchids, proprio su delle idee di gestione, ecco, perfetto, delle idee di gestione di come fare a gestire il proprio terreno per accogliere le orchidee. E abbiamo appunto fatto delle visite sul campo a trovare i propri custodi, quindi noi abbiamo fatto tutto questo serie di webinar invernali, proprio propedeutici per andare poi a vedere sul campo, ma l'idea era andiamo a vedere dai custodi direttamente, quindi andare a vedere come un esempio, una buona pratica la coltivazione di un vigneto piuttosto che il noccioleto, quindi abbiamo veramente un po' spaziato, no? Anche l'uliveto, quindi l'idea era di andare a vedere cosa fanno i custodi, andare a incontrarli, andarli a conoscerli. Quello che poi abbiamo visto è che soprattutto le aziende agricole ci siamo accorti che l'hanno vista anche come un'attività positiva di marketing territoriale, nel senso che le aziende vinicole, un'azienda vinicola per dire ha preparato tutte le schede in base alle nostre indicazioni, alle indicazioni degli esperti, delle orchidee che ha vigneto, ha preparato queste schede, le immagini, quindi sono
piccoli esempi. Simona, ti abbiamo perso. Svolto. Franci, suggeriscila di disattivare il video, così magari sì, un problema di connessione. Aspetta che provo, perché adesso mi è proprio sparita. Ok, adesso la riprendiamo. Mariangela, te ci senti? Sì, 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 io vi sento, stavo cercando di mandarle un WhatsApp per avvisarla. Ma infatti è caduta. Vediamo se rientra. Eccomi, mi sentite? Ecco, sì, sì, avevamo perso. Ecco, sì. No, ho cambiato connessione, ormai vabbè. No, stavo dicendo quindi che non è così scontato, ecco, no? Quindi Simona, se vuoi ripartire, ti abbiamo perso da quando hai iniziato a parlare delle schede. Ah, ecco, va bene. No, scusate, però è un po' faticoso a casa. No, dicevo che le aziende agricole l'hanno visto anche come attività di marketing, no? Quindi anche di promuovere la loro attività di non so, ad esempio l'azienda vinicola che produce vino, con la promozione anche delle orchidee che si possono trovare nel proprio vigneto. E quindi ha preparato delle schede, i clienti dell'azienda agricola vanno a visitare il vigneto, vanno a scoprire da soli in autonomia le orchidee che possono trovare, e quindi lei l'ha visto proprio anche come valore aggiunto, no, per la sua produzione. Tenete conto che comunque le aziende agricole che per adesso sono diventate custodi comunque sono aziende agricole già molto attente alla biodiversità. Tendenzialmente sono quasi tutte aziende agricole che fanno biologico, che hanno veramente hanno delle pratiche agricole molto molto attente alla biodiversità. Quindi diciamo che sono già soggetti già comunque molto molto sensibili. E però appunto quest'idea, diciamo che molto, cioè vediamo che come strategia il progetto è più, molto efficace, perché mette insieme veramente tre filoni, no, di intervento, magari molto diversi tra di loro, ma che insieme stanno arrivando proprio all'obiettivo di incrementare le popolazioni di orchidee spontanee. Quindi questo è un po' proprio quest'idea di avere tre approcci diversi tutti insieme in uno stesso progetto. Ok, quindi adesso questo è il mio spot per la custodia. Però è bello. Una domanda, poi se vogliono gli altri riattivare i microfoni, fare domande e tutto, già che avete l'occasione, perché so che comunque qualche socio ha le orchidee in giardino, quindi qualcuno oggi non ha potuto partecipare, ma subito hanno chiesto la registrazione apposta perché sono interessati, perché qualcuno se le ritrova in giardino e sono molto contenti, quindi anche degli articoli, proprio perché riescono a scoprire qualcosa come poter migliorare la situazione. Io quello che ho notato, perché conosco qualcuno, anche non socio, che ha le orchidee in giardino, e ogni tanto la promuovo sta cosa, da quando vi ho conosciuti, e dico vai a vedere il progetto LifeHorts, vieni a seguire il webinar, guarda che puoi aumentare le pietre. Poi ogni tanto mando le fioriture di quello che abbiamo visto a Picetto, perché in quel giardino privato è stata una cosa spettacolare. E vero. Mamma mia, e che sincera, non ha piovuto, quindi erano piccoline quelle orchidee. Perché se avesse piovuto era una roba stratosferica, quindi un altro anno sarà, se mai si mette a piovere, perché qui ormai no comment, se si mette a piovere e c'è un inverno come si deve, con della neve o comunque con dell'acqua, quel giardino è una cosa spaziale, cioè veramente e sincera, dalle foto non rende. Io l'ho visto dal vivo, le foto non rendono niente di quello che abbiamo visto quel giorno, è veramente tanta tanta roba. Quello che noto, come diceva Simona, nell'Italia, come per dire, far entrare qualcuno a casa mia, fatica, tanta tanta fatica. Cioè penso che sia una cosa, quindi io non lo sapevo, 90 custodi, sono d'accordo, non sono pochi. Sì, c'è qualche ente pubblico,
perché abbiamo visto che allora, inizialmente il progetto era veramente dedicato ai soggetti privati, però poi ci siamo accorti che effettivamente anche coinvolgere un comune, soprattutto nel Piemonte, che sono comuni molto piccoli, noi abbiamo visto, ma banalmente il primo comune che ha aderito è sia Camagna che anche Terruggia, praticamente si sono portati dietro poi altri 5 o 6 privati insieme. Cioè il sindaco ha firmato e si è portato dietro altre 5 o 6 persone privati che hanno firmato insieme al sindaco. Perché soprattutto nei comuni piccoli veramente si conoscono tutti, e quindi era proprio una questione anche proprio penso di relazioni personali del sindaco, della giunta, e alla fine si è portato dietro 5-6 privati. E il comune, anche soprattutto quelli del Piemonte, l'hanno visto anche in questo caso come promozione del territorio. Noi abbiamo fatto il 14 maggio abbiamo fatto due uscite, sia al mattino che al pomeriggio, con due custodi che sono dei comuni, che sono Camagna e poi abbiamo siamo andati a Ponzano. E anche lì questo fatto di poter fare la visita dei propri terreni, poi abbiamo conosciuto anche un'azienda agricola che è diventata anche lei custode, e che poi ha trovato l'Imanto Glossum, era lì, stava per fiorire, nessuno sapeva cosa fosse, ci ha mandato la foto e poi abbiamo scoperto che era un Imanto Glossum da questa privata, e tutto nasce veramente dalle relazioni, no? Quindi questo fatto di coinvolgere il singolo comune, quindi non l'ente parco, ma quello che dicevamo, che l'ente comune, cioè comunque il comune non è l'ente preposto alla conservazione, no? Il comune spesso non ha come priorità la conservazione degli habitat, ha giustamente altre priorità, no? Quindi la pianificazione, il PGT, le strade, le scuole, no? Quindi ha tutt'altre priorità. Però il fatto di vedere che alcuni comuni veramente hanno deciso, e spesso lo dicono che in consiglio comunale si è arrivati alla unanimità ad aderire alla custodia, dà proprio l'idea, no, che comunque anche i comuni o comunque l'ente locale è un modo per, diciamo, promuovere, no, queste buone pratiche, no? E contaminare poi i comuni vicino. Prego. Dai, vai. Poi se posso aggiungere, ecco, invece ieri io sono stata a Santa Margherita, Simona non è venuta, ma insomma insieme a Giovanna siamo state invece a Santa Margherita Ligure, che è uno dei comuni del parco di Portofino, e abbiamo avuto degli incontri con dei rappresentanti dei comuni, uno dei quali ha fatto un'osservazione molto giusta, nel senso che lui diceva che, lui ha detto un po' scherzosamente, ma insomma neanche troppo, i liguri sono molto orgogliosi, quindi il fatto di avere qui una specie che c'è solo qui è proprio un elemento giusto, giustamente, di orgoglio, e quindi va valorizzato, comunque, proprio come valorizzazione del territorio, nel senso che diceva Simone, quindi con questi comuni appunto sensibili, tutti e tre i comuni, e la cosa si sta allargando anche al di fuori dei comuni sui quali insiste il parco, stiamo pensando anche proprio a coi tecnici, proprio addetti al settore ambientale dei comuni, proprio all'attuazione, no? di quei piccoli, poi che poi appunto non si tratta di chissà quali cose bisogna fare, chissà quali attività stratosferiche, no? Si diceva sempre ieri, a volte più non fare che non fare, cioè non tagliare troppo, non bagnare troppo, non fertilizzare, insomma. E però comunque che l'idea adesso con questi comuni liguri è proprio di istituzionalizzare, identificare appunto le aree comunali che hanno questo tipo di valore e di far formalizzare proprio delle interventi ad hoc di questo tipo, che ripeto non sono poi così impegnativi. È vero, è verissimo quello che dicevi Francesca, la questione dell'ingresso nella proprietà, invece tornando ai privati, a volte sembra una barriera insormontabile. Adesso a me, mentre tu lo dicevi, mi tornava in mente un incontro che abbiamo avuto sempre lì, sempre in Liguria, con un signore avvocato, ti ricordi Simona? Sì, sì. Che ha detto, ma io ho letto questo vostro
bozza di accordo che poi è personale, però questo fatto di entrare nella proprietà, e a me è venuto un po' da sorridere, perché veramente, cioè, non è... Allora, se le premesse sono queste, voglio dire, non se ne fa niente, nel senso che noi ne entriamo in casa di nessuno, cioè entriamo se invitati, voglio dire, no, solo se invitati. Cioè non è che andiamo a occupargli il giardino, ecco, cioè, non è che tutti entrano a occupargli il giardino. Non è che arriva la guardia di finanza. Però c'è un po' di questa resistenza. Cioè, ecco, è proprio uno spirito diverso, cioè. Sì, cosa di spirito diverso che abbiamo visto sempre lì a Portofino con un'altra custode che ha lasciato il cancello aperto dal giorno prima, ha detto vabbè quando venite dentro a fare la visita di controllo entrate pure, vi lascio il cancello aperto, entrate, no? Quindi proprio l'opposto, no? Veramente devo dire che poi questa attività insomma di ricerca dei custodi, vabbè, veramente ti fa incontrare una panorama veramente di tantissime persone, tantissimi approcci diversi, no? E quindi vabbè, e come ci hanno detto spesso anche i catalani che hanno proprio iniziato, no, questa idea di custodia del territorio, dice guardate che arrivare alla firma dell'accordo è tutto un lavoro veramente relazionale, no? Quindi un lavoro veramente di conoscenza, appunto come dicevo prima, di fiducia, e quindi insomma richiede molto tempo, no? Per quello che per noi 90 sono tanti, no? Perché c'è tutto un lavoro veramente dietro, tenuto conto che 2 anni di Covid ha spazzato via tutte le relazioni personali in presenza possibili, e quindi insomma è stato faticoso, no, recuperare questo proprio approccio, però comunque insomma vediamo che sta funzionando, e funziona in modo particolare veramente cioè, pensando alle orchidee. Quest'idea di partire dall'orchidea come specie veramente bandiera che si porta dietro poi tutta la conservazione di un intero habitat. Gli impollinatori, come si dice. Sì, è veramente risultato strategico e inaspettato. Noi non pensavamo veramente di avere questo riscontro, no? E probabilmente veramente a questa idea di tutelare una specie che tu hai in giardino, che è nel tuo terreno, poi così bella, così speciale, no, così particolare, è molto più stimolante, ecco, che magari dire conserva il tuo giardino, no? E basta. E abbiamo visto che funziona. Tenete conto che noi stavamo dicendo anche prima gli accorgimenti, c'era Luca Cristalli del Parco del Po, ha detto, ecco, voi chi è appassionato, insomma, chi ha il giardino, che cura il giardino, ecco, dovete fare l'opposto, non dovete bagnare, non dovete concimare, non dovete tagliare, no? Quello dice, quello che tutti i giardinieri fanno, che è l'opposto, no? Che è normale, no? Gestire il terreno, dice, ecco, dovete fare il contrario, no? Quindi limitare la cura, limitare, no? la gestione, fare proprio il minimo indispensabile, no? E quindi c'è proprio anche un po' di cambiamento, no? di stile di vita, no? di gestione del terreno. E quindi, però abbiamo visto, sempre come Lega Ambiente, avevamo fatto questo corso per un altro progetto che era il mio giardino è biodiverso. E quindi abbiamo fatto questo corso dove si davano dei piccoli accorgimenti a chi ha il giardino, no? Di come poter far passare, no? Sia la fauna che la flora come idea di connessione, no? Però c'è magari anche dei semplici accorgimenti, no? La recinzione, magari non chiuderla tutta, no? Lasciare sotto il passaggio per ricci, per piccoli mammiferi, no? Quindi non chiuderla tutta, i cancelli magari farli, no? Che sotto possono passare, no? Oppure togliere delle all'octone, mettere le autoctone, no? Quindi abbiamo fatto tutte queste pratiche che devo dire che sono piaciute, no? Perché anche chi aveva un giardino, no? Senza avere il terreno, diciamo, esteso, ma anche un piccolo giardino, insomma, hanno iniziato, no? A capire, vabbè, se faccio così, magari metto quella specie, no? Autoctona, metto quello, così mi arrivano le farfalle autoctone, no? E quindi veramente anche questa attività di formazione, no? che non è appunto fine a se stessa, è molto, molto interessante dal nostro punto di vista, no? Come Lega Ambiente, no? Perché il nostro obiettivo è coinvolgere, no? Le persone in attività di conservazione, no? Proprio di dire, oltre agli enti ci siamo anche noi, no? Che i singoli possono fare qualcosa. E quindi l'idea è proprio questa, no? che tutti possono fare un piccolo pezzo. E proprio il progetto è proprio quello, no? Con pochi ettari, pochi metri quadri, no? Si fa parte di una rete, no? di una rete ecologica alla fine, no? Volevo raccontarti una cosa, Simona,
che è un po' particolare. Io sono qua nella... sono vicepresidente di un'associazione lombarda, ma sono dell'Alessandrino, quindi sono un po' un caso anomalo. E abito vicino a Peceto, però qua da noi c'è il Tortonese sopra Novi, cioè qui è una zona che come specie c'è tanto tanto sulle orchidee, ma io abito proprio nella pianura piatta dell'Alessandrino, dove non c'è il nulla, dove è tutto coltivato e non puoi vedere i fossi con una spanna di erba che deve essere già tutto tosato. Qui è tutto col decespugliatore in mano. Dopo l'ultimo, 2 anni fa, quando c'è stata quella tormenta che ha tirato giù i tetti in Alessandria, anche gli alberi sono stati tutti capitozzati, quindi anche quelli, è stato un massacro. E qui c'è, soprattutto quando la campagna piatta, c'è sta cosa, tutto diserbato, tutto pulito, tutto rasato, e purtroppo. E già io vedo nel mio giardino, che noi abbiamo un giardino abbastanza grande, quando arriva qualche fiore selvatico che a me piace, dico: ma perché devo arrancare? Subito mio papà: è un'erbaccia. Ma anche no, cioè, lascialo lì, cosa ti dà fastidio? Anche già solo i papaveri sono da arrancare, dico: è un papavero, è un fiore, lascialo lì. E la cosa particolare che qui da noi è veramente tutto sono coltivazioni pure. 2 anni fa io ho comprato un capannone di fianco al campo della mia cavalla e ho quindi adesso una strada di 2 o 3 privati per andare sull'asfalto, che è diventata anche una parte mia per poter accedere al capannone, e affianca al frutteto di questo mio vicino di casa. E un giorno passo e vedo una pallottola fucsia, dico: oddio, mi sono trovata nel frutteto. Ed era un'orchidea. E ho detto: un'orchidea qua, in mezzo alla pianura piatta, cioè qui nelle colline piena, ma nella pianura piatta, più piatta che non si può, dico: da dove arriva sta roba? Perché ho detto, mi sembrava strano, che poi è un amorio. Quest'anno sono 3, sono anche, è cresciuta la popolazione, con la siccità abbiamo invece avuto anche altri problemi. Quindi io la prima volta che ho visto il vicino, che lo conosco da poco, perché da quel lato lì, poi lui abita a Genova, è la casa di sua mamma, lui è di Genova, e gli ho detto: ma sai che è un'orchidea in giardino, nel frutteto? Ma che cosa? Gli ho fatta vedere, gli ho detto: ma questa è un'orchidea. E fa: ah, ma su a Genova dove abito è pieno. Però dicendogli questo, dopo un mese e mezzo, perché poi cambiano le fioriture, mi chiama e fa: ma questa cosa che cos'è? Era una Serapias, una popolazione di 14 Serapias. Dopo un po' mi chiama e poi gli ho detto: guarda, fai una cosa. Lui ha una gestione di quel frutteto di ancora sua nonna. Lui è uno che innesta, ormai è anziano, però gli piace. È un frutteto particolare, perché rispetto ai soliti frutteti verdi con le piante enormi, ok, lui è tutto mignon, perché comunque innaffia il minimo indispensabile. Il prato in realtà è un prato che lui non ara, non concima, non tocca. Lui, quando l'erba ha una certa altezza, anche perché qui ogni tanto quando c'è il grano adesso iniziano gli incendi, lui falcia. E gli ho detto: guarda, non falciarle, finché non perdono i semi. Lui la prima volta che ha falciato ha detto: oddio, ho falciato tutto. E invece si è messo lì, a tutte le piante le ha schivate, tutte le orchidee. Quindi l'ha lasciata andare a seme. Mentre falciava se ne è trovata un altro gruppetto di 6 o 7, mi fa: ma questa cos'è? E quelle sono le coreofora. Quindi alla fine, senza saperlo, lui, per come gestisce il suo frutteto, da sua mamma, cioè da sarà più di 100 anni che viene gestito così questo frutteto, ha già comunque 3 specie di orchidee, ma in una posizione strana, perché qui da noi veramente non c'è nulla. Cioè ormai la biodiversità è qui proprio nella campagna è sparita. Se vai nelle colline invece inizia a esserci, ci si trova tanto. Quindi nell'Alessandrino in effetti abbiamo tanto, tanto, tanto. E quindi sono rimasta così. Ovvio, non mi viene da proporgli adesso tutto il discorso della custodia delle orchidee, di tutta questa parte, perché comunque può essere anche tanto, però pian pianino sto introducendo. Quindi dal dire: guarda che sono orchidee, lui ha scoperto adesso che sono orchidee, non le falcia più, le lascia tutte che vanno a seme, e quindi non sembra, ma già comunque dire... spiegare alla gente che ha già quest'occhio aiuta. Sì, sì.
Ma tu pensa che quel signore lì di Pecetto, no? Nel cui giardino appunto si entra quando si fa quella passeggiata, ha iniziato anche lui, ne aveva poche, una decina, di solo di purpura, mi pare, e poi con questi accorgimenti anche che dicevi tu, che tu richiamavi, segnandole, no? Quindi facendo attenzione quando si taglia, eccetera, lasciandole finire il ciclo, hai visto qua? Adesso ne è arrivato ad averne migliaia, e questo è quello che ci dicono un po' tutti i custodi, che le popolazioni si espandono e si arricchiscono, poi arrivano anche altre specie, perché se tu hai ricreato le condizioni, loro poi possono proliferare a quel punto lì. Quindi sì, veramente, sì. Anche per riagganciarmi a quello che diceva Simona prima, no? E quando le persone dicono cosa ci guadagno, quando chiedono cosa ci guadagno, e ci guadagni quelle fioriture di orchidee, non so come dire, no? Cioè, è chiaro che devi essere una persona che ha quel tipo di interesse, quel tipo di sensibilità, sì, eccetera, però io trovo che se c'è, è molto gratificante, cioè arrivare a avere dei giardini con queste fioriture, insomma, no? Ecco, io sincera, essendo che adesso confino col pezzo di frutteto, un metro di sto prato è mio, ma neanche un metro, cioè ci fa, e non ce n'è neanche una! Infatti l'ultima volta gli ho detto, quando ci sei, mi soffia un po' da me, no? Che fammi arrivare un pochino. Con quello che mi sono resa conto, poi Mariangela devo farti una richiesta, perché adesso ho scoperto che sei esperta sulle micorrizze, ti chiederemo un webinar proprio sulle... Ovviamente il prossimo, sì, poi da ottobre-novembre, perché adesso con giugno noi chiudiamo i webinar, facciamo 2 mesi di ferie. Perché ormai certo, è un periodo che si... Allora, i nostri soci sanno che hanno le registrazioni, così dicono, posso uscire perché poi me la guardo. Quindi hanno imparato questo trucchettino. Infatti oggi siamo pochini rispetto all'inverno, perché arrivando la bella stagione la gente se ne va in giro e non possiamo farci nulla, e hanno ragione. Certo. Perché dopo 2 anni di chiusura tutti vogliamo andarcene un attimo, rilassarci. Certo. No, la parte della micorrizza, noi come LAO facciamo dei webinar anche molto più tecnici, quindi proprio l'illuminazione artificiale, la concimazione fatta un po' più, quindi anche la parte sulle micorrizze ci interessa molto, e c'è qualche socio che nella coltivazione in serra sta iniziando a introdurre anche le micorrizze nei substrati, quindi questa è una cosa che sicuramente interessa. E molto bene. Adesso ti ho chiesto questo, per finire il discorso. Non mi ricordo cosa volevo chiederti. Comunque lei ha fatto tre giovedì di Life Arts, tutti dedicati ai funghi, e quindi meritano, veramente interessante. Ecco, ricordando la micorrizza, credo che quel prato, essendo che non viene toccato da una vita, ma ce ne sia parecchia di micorrizza lì, perché, ecco, quello è infestato anche da me, sono piena. C'è una pianta senza clorofilla che adesso non mi viene il nome, che spesso orobanche. Ma c'è una quantità di orobanche in quel prato che è pazzesca, e quando ho visto l'orobanche l'anno scorso quello ce l'ho da me, sono piena anch'io, quando ho visto l'orobanche ho detto, qui c'è per forza micorrizza alle stelle, perché se non, senza quella l'orobanche fa ben poco, cioè non... E anche l'orobanche in effetti qui da noi in pianura normalmente non si vede. Lui ha questa caratteristica che di solito uno falcia e porta via, invece lui falcia e molla tutto lì, non porta neanche via il... che può essere un pro e un contro, perché di solito si pulisce dopo il falcio, invece lui parte che qui non innaffiando rimane buco, cioè non è che cresce chissà quanta roba, lui taglia, lascia lì. E quindi si è fatto uno strato di qualunque roba. L'importanza del progetto, che molti hanno sta cosa di zappare, dover pulire, dover... Invece alla fine il terreno, anche se lo lasci stare, fa il suo. Sì. Non so, c'è qualcuno poi che vuole fare domande, cioè adesso... Non so se tra i nostri partecipanti se abbiamo qualcuno, perché so che qualcuno vuole chiedere, perché... ma non so se si sono collegati, hanno proprio le orchidee in giardino. Posso prendere la parola io? Sì, vai Franca. Allora, io in giardino quest'anno ho trovato una cefalantera longifolia
e adesso ho in fioritura una Serapia svomeracea. Volevo sapere come fare, qual è la maniera per farle riprodurre senza... Per implementare, diciamo, la popolazione, perché ho un esemplare dell'una e uno dell'altra, almeno individuati, poi magari ce n'era altri, ma questi ho visto. Ma allora, io non sono un'esperta di questo, non per niente, anche per scrivere questo appunto manuale, come noi lo chiamiamo, custodire le orchidee, noi ci siamo rivolti ai colleghi di Agraria, a colleghi di Agraria che peraltro avevano anche partecipato a un altro live sempre di tutela delle orchidee, in questo caso in Val di Susa, e poi abbiamo integrato, diciamo, queste loro conoscenze anche proprio con le indicazioni che ci venivano proprio da quei famosi custodi di cui parlava prima Simona, che già da molti anni, no, mettono in pratica queste indicazioni, che poi appunto nel manuale, che come diceva Simona, peraltro si può scaricare dal nostro sito di progetto, ci sono indicazioni relative appunto a diverse tipologie di terreno, nel nostro caso sono distinte tra giardino, classico giardino, appunto oliveto, noccioleto, vigneto, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente, diciamo, c'è anche un riassunto finale. Alla fin fine, appunto, quello che io ho imparato da questa esperienza è che, appunto, le azioni poi fondamentali sono veramente bagnare il meno possibile, perché comunque si chiamano, queste prati si chiamano proprio prati aridi, vengono anche chiamati prati aridi, non amano l'acqua, le orchidee, non concimare, tagliare appunto quando la pianta è andata a seme, quindi lasciarla concludere appunto tutto il ciclo in modo che riesca a disseminare, e poco altro, veramente poco altro. Quindi segnarle in modo appunto da risparmiare, insomma, fare attenzione quando si taglia e soprattutto non tagliarle prima che non siano sistemi. Però appunto noi, diciamo, ai nostri custodi diamo anche proprio un po' di supporto tecnico, nel senso che appunto non io, che non sono l'esperta di questi aspetti, ma i nostri tecnici, insomma, sono sempre disponibili a dare delle indicazioni anche più precise, ecco, un po' caso per caso. Però quello che, ripeto, io ho imparato a grandi linee, che si trova anche nel nostro manuale, appunto, sono questo tipo di accorgimenti. E un'altra domanda. Allora, poco più in su di casa mia, qui c'è un prato che comunque, è un annesso a una chiesetta, dove c'è una bella colonia di Ophrys apifera. Però è una zona aperta al pubblico, diciamo. L'anno scorso erano state segnalate queste orchidee proprio per evitare di tagliarle da parte di chi lo fa, che poi ha sortito l'effetto contrario, perché qualche giorno dopo qualcuno appositamente è andato lì e ha fatto una specie di disastro. Ecco, io volevo sapere se in qualche maniera, non so, un'amministrazione comunale può essere coinvolta nella tutela di questa cosa, anche perché ho il sindaco che abita accanto a casa mia, quindi... Mi avete fatto venire l'idea di dirgli, vediamo se possiamo fare qualcosa. Premesso, torno a dire che è uno spazio pubblico, perché fa parte del prato della chiesa, fra la chiesa e il cimitero, quindi non è che si possa chiudere al pubblico, credo. Però in qualche maniera andrebbe tutelato, anche perché c'è una bella colonia, non è che sono proprio poche. Si può in qualche maniera, secondo voi, coinvolgere un'amministrazione comunale, far qualcosa in merito? Avete esperienze in merito? Ma sì, con enti comunali, tanti comuni stanno aderendo, in particolare in Piemonte, e devo dire che poi anche lì ogni comune poi la declina, no? In modo proprio anche proprio in base al contesto. Ad esempio, il comune di Camagna, che è stato proprio il primissimo comune, no, a diventare custode,
alla, diciamo, la stazione di orchidee praticamente nel prato antistante al cimitero. Quindi è proprio l'area, dall'altra parte della strada c'è il cimitero. E il comune di Camagna adesso vuol mettere dei cartelli, no? E per dire che lì ci sono orchidee, però con un cartello anche di sensibilizzazione dicendo devi lasciare, non raccogliere, anche dare informazioni che anche raccogliere un'orchidea o anche prendere, pensando di prenderla e trapiantarla, no? E può essere veramente inutile, voi lo sapete meglio di me, no? Quindi l'idea era, diciamo, sensibilizzazione, no? E, dicendo dove sono e facendo vedere dove sono. Altri hanno altre strategie, no? Appunto, meglio non dire dove sono perché hanno paura che vengano raccolte, no? Oppure mettono delle recinzioni, quindi è veramente molto vario, no? L'approccio che si può avere. E diciamo che in questo caso il comune di Camagna invece vuole proprio sensibilizzare, no? I propri cittadini dicendo qui ci sono le orchidee, guarda che è importante, guarda che è un valore aggiunto, guarda che, insomma, avere le orchidee in un prato, no? Del comune è comunque, insomma, è una cosa premiante per il comune, e non raccogliere perché, no? Quindi dare proprio delle indicazioni. Questo però è proprio l'approccio che ha questo comune, eh? Altri invece sono diventati custodi, ma senza pensare a delle strategie particolari, no? Proprio per dire, ad esempio c'era il comune di Ponzano che ha organizzato questa conferenza, diciamo, e poi passeggiata, ha detto, però sarebbe bello trovarsi tutti i comuni che sono custodi per scambiarci e capire come fare, cosa fare, no? Quindi c'è proprio questo anche desiderio di mettersi in rete, no? Anche i comuni. E quindi perché magari i comuni vicino, magari l'anno prossimo possiamo fare un'iniziativa, no? Dedicata alle orchidee, dove andiamo a passeggiare nei vari comuni, no? Quindi c'è proprio un po' questo desiderio, no? di scambiarsi informazioni, buone pratiche, sia da parte dei comuni che dei privati, eh? Perché anche i privati, ho visto quando si sono incontrati nei vari webinar, anche fisicamente, no? Dai vari custodi, c'era proprio questa idea di scambio, no? Di confronto e di dire, ma tu come fai? Lo posso fare anch'io, no? E quindi proprio un'idea di scambiarsi le buone pratiche. Quindi sicuramente se il comune è una buona proposta, il comune la vede anche proprio come promozione anche del territorio, no? È una valorizzazione del fatto che un comune abbia in un giardino pubblico delle orchidee spontanee, no? Quindi, insomma, penso che il comune sia comunque interessato, no, ad aderire. Quindi eventualmente può aderire a questo vostro progetto? Sì, 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 sì. Adesso okay. mando la mail, o la mail, oppure metto la mia diretta. Abbiamo di nuovo per Simona. Sì, scusate. Sì. Allora, la mail è arrivata. Così se avete poi domande, qualunque cosa, potete scrivere. Mariangela, tu mi senti?